Arrivo subito ragazzi. Eh? Prova microfono. Uno, due, tre, quattro. Chi ha consentito? Eccoci qua, vediamo un po'. Devo tirare fuori il rullo, se no non vedo chi c'è, perché qui non c'è proiettato il, il rullo sullo schermo, se no mi si copre tutto l'ambiente. Quindi ora praticamente io tiro fuori il vostro rullo. Ciao Deva! Così comincio a vedere chi c'è. Vediamo se mi riesce, penso di sì. Dottore, buonasera, che fai di bello? Eccolo qua. Allora, sono riuscito a tirar fuori il rullo. Eccolo così vi vedo tutti, Deva, Lidia, Dottore. Chi c'è? Anna Maria, buonasera, Anna Maria, anche a te. Cuore bianco. Qui c'eravamo già stati una volta. Però eravamo venuti con, se non erro, con il K2 e con l'M3 o col T1 addirittura. Qui non siamo mai venuti col Vox. Io voglio fare un tentativo questa sera di vedere se qualcuno ci contatta tramite questo strumento favoloso. Eccomi qua che sono arrivato. Un po' scuro, però tanto mi vedete, no? c'è un po' di buio qui dentro, c'è un po' di buio, un po' di ombre, un po' di tutto, però va bene così, buonasera a tutti, ed Eva qui dentro penso che sia un ambiente abbastanza particolare, quindi c'è caso che li senti davvero le energie, eh? allora intanto voglio girare la telecamera che è al contrario, aspettate un attimo, che è questa qui, e la devo girare orizzontalmente. Eccola, ora mi ci trovo un pochino meglio, perché almeno la sinistra con la destra mi tornano. Bene, così mi torna anche sinistra con la destra. Allora, io so qui dentro, ora vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ancora, secondo me, non si è mosso niente e non si è fatto vivo nessuno. Che ha sentito il sonno del K2 senza che si illumini? Boh, ciao Silvia, ma perché qui? perché qui dentro secondo me ci sono parecchie anime, a centinaia di centinaia di anime, e può darsi che qualche d'una abbia bisogno di avuto, aiuto, o comunque ci voglia chiedere qualche cosa, vediamo un po', non ci si prova, magari a dargli una mano. Ecco perché sono capitato qui dentro. Emanuela, buonasera eh lo so perché è un postaccio perché era un posto di distruzione di, di massa mm? aria che fai buonasera e qui dentro si sente di tutto eh e sì sono i forni di Auschwitz quelli originali un pochi eh perché non sono tutti qui però questo è un, uno dei punti uno dei punti è questo qui ora vediamo se qui dentro, Aria tutto a posto, Rosa è entrata, Emanuela, buonasera Stefano, ha cambiato la foto del profilo e ci ha messo una E come Emanuela e mi pare logico. Cuore bianco l'ho salutata prima, ben entrata. Speriamo che qualche duno sappia usare il vox perché eh, qui ci sono persone di cento anni fa e più no, cento forse no però insomma hm? io penso di sì se hanno un po' di voglia di collaborare e hanno mh, gli serve qualcosa d'aiuto oppure mh, un contatto qualsiasi lo possono avere con questo vox poi qui c'ho anche la, la lanterna con la candela tante le volte possono anche spostare questa qui vediamo quello che succede insomma sicuramente qualche d'uno si sarà accorto che siamo in questo ambiente eh, si è mossa la candela eh? perché la candela ha detto di no Chi è che ha detto di no con la candela? Ah, vuol dire di andare via? Cioè non sono desiderato qui dentro? No, non è quello. Posso rimanere? Vediamo se, almeno con la candela mi riesco. Posso rimanere? Questo è un sì. Ora te lo ripeto un'altra volta, a tu che hai risposto, non so chi sei, posso rimanere qui? La candela ha detto di sì. Quindi hai capito come funziona perlomeno la fiamma. Ascolta, sei un maschio? Mi dai una conferma? Questo è un sì, sei un maschio. Mm. È già qualcosa. Possiamo provare a parlarti con il Vox? Ce la fai a parlare con il Vox? Col ghost tube, con quello strumento che ho acceso lì? Vi voglio bene. Oh, porca miseria, cominciamo subito bene. Ancora non siamo manco entrati, ci vuoi bene? Ma sei qualcuno che ci conosce? Sei un bambino? La luce è in fondo. La luce è in fondo? E non ci sei arrivato. La luce è in fondo. Probabilmente non ci è arrivato, dicendo che è in fondo vuol dire che ha provato a raggiungerla e non ha. No, non l'ha raggiunta per qualche motivo. Senti, vuoi dirmi come ti chiami? Ce la fai a dirmelo? Sono morto. Sì, se quello lì è un punto interrogativo, ti posso rispondere di sì. Eh, no, non sentirai più dolori, non tribolerai più. Comunque è come ha detto te. Ok? C'era un punto interrogativo in fondo. Possiamo darti una mano in qualche maniera? Ce lo dici subito? La luce è in fondo. Ah, non riesce a raggiungere la luce quindi. Ma hai bisogno di qualcosa, di un aiuto nostro? Sono rimasto per mia moglie. Ah, non sei un bambino, sei rimasto per tua moglie. La volevi salvare? Volevi salvare la moglie? Lucy. Che c'entra Lucy? Lucy nemmeno c'è con noi stasera. Si chiamava così la moglie? Ma, boh, questo è strano. Eh. Ciao Sara! Mi dici come ti chiami? A casa mia. Vuoi andare a casa tua? Non, non puoi tornare a casa tua. Purtroppo, e dovrai trovarti in una casa? Oppure passare oltre dove stai con tutti i tuoi parenti, tutti i tuoi amici, tutti quelli che ha conosciuto li troverai di là. Ti serve una preghiera? Eh, ti serve una preghiera? Ah ma Lucy c'è? Perché ha cercato Lucy? Ah, si chiama così la moglie. Lucia si chiamava la tua moglie? Silvana. E perché? Come Silvana? E perché la chiami Lucy? Cioè, la tua moglie si chiama Silvana, te la chiami Lucy? Perché sono qui. Eh, sei qui perché non sei riuscito a passare oltre, capito? E sei rimasto incastrato qui. Li conosci tutti gli amici che sono qui con me? Eh? Gli amici che sono qui li conosci tutti? Mi chiamo Anselmo. Ti chiami Anselmo? Aspetta che prendo appunto. Che bel nome. Un po' vecchio, però insomma. Anselmo. Aspetta che me lo segno, eh? Nome Anselmo. Quindi ti chiami Anselmo. Vediamo un po'. Metto via questa finestra qui. Che è un bel nome, oltretutto, no? C'è Aurora che ti saluta, vedi? In quanti siete qui dentro? Io la amavo. La tua moglie? Sì, eh, lo so. Io questo lo capisco. Puoi dirmi in quanti siete lì dentro? Ho perso la luce. Hai perso la luce, quindi non sai passare di là. Però non mi rispondi a tutte le domande, eh? Quanti siete? Qui il tempo non esiste. Qui il tempo non esiste. Vabbè, qualcosa sapevo del tempo nel campo astrale, eh? che non c'è tempo. Si può stare avanti e indietro, non c'è lo scorrimento del tempo. Vuoi tornare dalla tua moglie? È quello. È quello? È quello che vuoi? Ciao Lucy. Stai tranquilla andrà tutto bene. Ma a chi la dice? Alla moglie? Ah, stai parlando con lei? Stai tranquilla andrà tutto bene. Se la raggiungi, perché io penso se lei è passata oltre e te sei rimasto qui, ciao Lucy, devi raggiungerla, no? Una preghiera per me. Una preghiera per te, subito. Io te la dico una mentalmente in questo momento. La sto dicendo. Ok. Io una preghiera per te l'ho detta. Eh? Lei era bellissima. Eh, me lo immagino. Te parli sempre della tua moglie, giusto? Per la quale sei rimasto. Devo andare via. Eh. Ma sai come andare via? Ciao Gioia. Tu sai come andare via? Mia moglie. Sì, lo so che vuoi andare dalla tua moglie. L'ha detto anche prima, ha detto anche come si chiamava. Ma con questa preghiera che noi ti abbiamo fatto, puoi farci qualcosa? Ti può aiutare a passare? C'è un angelo qui. C'è un angelo lì? Ma questo angelo vi aiuta a tutti? Siete in parecchi lì dentro? Stefano è bravissimo. Ora, ora incominciamo a fare complimenti, grazie. Quanti siete lì dentro? Vi voglio bene. Eh, ci vuoi bene, però uh, io volevo darti una mano più che altro. Anche gli, i miei amici sono qui che ti stanno cercando di aiutare. Posso salutare? Posso salutare? Punto interrogativo. Come no? Puoi salutare tutti. Ti vedono tutti? Ti sentono perché ho messo il voice? e ti vedono perché scrivi lì dentro questo strumento quindi tutti vedono e sentono e vedono quello che scrivi che dici va bene puoi salutare tutti è qui con me è qui con te ma l'angelo chi c'è lì con te lei era bellissima lei era bellissima ma non è lì con te giusto c'è un tunnel. C'è un tunnel? Beh, dovresti avvicinarti a questo tunnel, vedere se c'è una luce bianca, accecante, una luce bianca, 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 e andarci verso. L'hai visto dov'è? Ci sei sempre, Anselmo? Anselmo, ci sei sempre qui, sparito. Anselmo, che gli è successo? Anselmo ci sei sempre qui dentro? Porca miseria. Ci sei? Ciao cara. Ciao cara? A chi l'ha detto ciao cara? Anna Maria? A gioia? O a Deva? A chi l'ha detto ciao cara? Vi voglio bene. Eh, ho capito? Eh, ci vuoi bene a tutti? Hai detto ciao cara a qualcuno di noi? o a Ghost Woman, non so chi l'ha detto, ma Ghost Woman come stai? Meglio? La mano come sta? Ce la fai andare dentro questa luce? Anselmo? Anselmo? Come prima eri un chiacchieratore incredibile? Ora non parli più? Anselmo? non lo so chi l'ha detto di voi Anna, che ci racconti? Gioia, tutto a posto? L'hai trovata questa luce dove passare? Ho 70 anni Hai 70 anni? Eh Un'età giusta eh, Vabbè, meno male che hai 70 anni Se eri giovane mi dispiaceva di più 70 anni, dai, non sei nemmeno troppo vecchio, eh. Ah, l'ha detto te? Ed Eva? No, chi è che l'ha detto? Anna? Ai 70 anni sei troppo... Sei arrivato vicino alla luce? Sì. Sì, sei arrivato vicino alla luce. Allora ascolta, non ti far fregare da quelli che ti trattengono, da quelli che ti dicono non andare, rimani qui con noi. Vai verso la luce e passa tranquillo, deciso, veloce come se tu fossi un razzo, va bene? Quindi se l'hai vista, hai detto di sì, sei lì davanti. Prova a passare. Ci sono più livelli qui. Ci sono più livelli qui. Eh, ora io dentro il tunnel non so quanti livelli ci sono. Comunque continua andare. Vai avanti, segui la luce, vai a diritto. Anche se ci sono più livelli, non ti preoccupare. Che ne so quanti livelli ci so dentro la luce. Lui è cattivo. C'è uno cattivo lì dentro? Non ti preoccupare, tira dritto. Vai avanti e segui sta luce. Ce l'hai fatta, Anselmo? Ha incontrato uno cattivo nel tunnel. Ci può stare, Anselmo, dove sei arrivato? Adesso devo andare. Ah, quindi sei arrivato dentro il tunnel, in fondo. Allora ti saluto, se fai il salto di là della luce bianca sei a posto, troverai anche la tua moglie, tutti i parenti, gli amici e quelli che ti vogliono bene. Ok? Mi sa che ce l'ha fatta, ragazzi. Sei passato Anselmo? Sei andato di là? Non ci credo, è stato facile così ragazzi. Anselmo? Poveretto, non riusciva a passare e andare a trovare la sua povera moglie che era dall'altra parte. Anselmo, sei passato? Anselmo? Mi rispondi? Eh certo, se è di là non mi può rispondere più. Sei arrivato dall'altra parte? Peccato che no, non posso contattarli quando arrivano di là da quel tunnel. Volevo chiedergli com'era, porca miseria, quanto mi dispiace. Non mi riesce a chiedergli com'è quando passano di là, oh. Ciao Priscilla. Anselmo sei arrivato? Niente ho perso il contatto quindi è già arrivato. Ora qui dentro sicuramente ci saranno altre persone. Sei arrivato di là? Non si sente più niente ragazzi. Può darsi che ce l'abbia fatta eh. può darsi che ce l'abbia fatta. Quindi abbiamo dato una mano un'altra volta a qualche duro che era rimasto nella dimensione astrale e non era riuscito a passare dentro la luce. È una cosa abbastanza interessante, questo Anselmo probabilmente era qui con tutta la famiglia o con la moglie, era rimasto qui per proteggere la moglie poi invece non è riuscito a proteggerla, lei è passata e lui era rimasto incastrato qui dentro. Le abbiamo dato una buona mano, sono abbastanza contento. Credo che qui dentro ci siano altre presenze, a meno che non si possa contattare uno alla volta. Io non so come sono le regole del campo astrale, se si può nello stesso momento parlare con più di uno, non lo so perché magari una volta mi è successo, mi sembra. Gioia, che dici? Ha salutato anche te, ci credo, tutti ha salutato. Ha detto che ci voleva bene e poi è andato. È una bella cosa. C'è nessun altro qui dentro, ragazzi? C'è qualcun altro qui dentro? Ma se c'è qualcun altro ci può dare un segno in qualche maniera ah si è mossa la candela quello che hai fatto sulla candela era un sì me lo ripeti quindi accorciando la fiamma mi dai un sì quindi c'è qualcun altro qui dentro non me la rovina quella candela però eh che è quasi finita vedi che c'è rimasta poca Cerca di non danneggiarmela. Senti, sei... Intanto ti comincio a fare qualche domanda. Se non parli col Vox io... mi va bene anche con la fiamma. Sei una femmina? Questo è un no, perché vedo che la fiamma accenno di no. Quindi. Sei un... sei un maschio allora, quindi dammi un sì. Un altro maschio. Va bene. Conoscevi Anselmo, quello che è andato via? Mi dà una conferma? Conoscevi Anselmo. Quanti siete qui dentro? Parecchi? Siete più di 10? Mi dà una conferma? Sì, questo è un sì: siete più di 10. Siete una ventina? Mi dai un'altra conferma? No, non siete 20. Siete una quindicina? Circa 15 persone? Questo è un sì. Allora qui dentro ci sono una quindicina di persone. Questo signore qui di ora me l'ha confermato, che però non vuol parlare nel Vox. Potresti riuscire a parlare con noi col Vox? Come ha fatto Anselmo prima? Magari per dirci il nome. Non va a parlare nel Vox? Eh? Ci riesci a parlare dentro quello strumento lì? Dentro il Vox? Il Ghost Tube? Ci riesci? Ai ai, questo è un no. La fiamma della candela ha fatto un no. Quindi non riesci a parlare dentro quello strumento. Sei rimasto incastrato qui anche te? Questo è un sì. Ma scusa, non potevi seguire Anselmo quando è andato via? Andavi con lui? L'hai visto dove è andato? No, non hai visto dove è andato. Ma quindi secondo quello che ci hai capito te che sei qui con noi in questo momento, ognuno ha la sua luce o è una sola, una sola porta dove tutti passano? Oppure ognuno ha la sua? Vediamo se mi rispondi, ognuno ha la sua luce col tunnel? Ah ecco perché questo è un sì. Ora già comincia a tornarmi un pochino di più il discorso. Non possono andare tutti insieme dentro quel tunnel, perché a quanto pare ognuno ha il suo passaggio. E eh, mi pareva strano che tutti potessero in, in filandiana passare dentro. possono parlare attraverso c'è qualcuno di voi qui dentro che riesce a parlare col Vox? Ragazzi c'è qualcuno di voi qui dentro che riesce a parlare col Vox? Di voi presenze rimasti qui dentro dopo che siete andati? Volete farvi vedere in qualche maniera? Boh, non mi sembra che ci sia tanta collaborazione. L'unico che ha collaborato era quell'Anselmo, che se Dio vuole era un personaggio tranquillo, chiacchierava parecchio e è importante trovare, perché come sono da morti sono anche da vivi, se eh, prendete contatto con qualcuno che non ha voglia di parlare, eh, non vi risponde. Succede anche nel campo qui terrestre dei, dei vivi, non solo nel campo dei morti. Eh. Che video devo dire? Uh, Mamma mia, che sbadiglio! Nessuno di voi riesce a parlare col vox. Emiliano mi dice se volete un po' di musica. Non risponde nessuno, né con la candela, né col Vox né col K2. Nessuno di voi risponde più? O che vi devo dire? C'è qualcuno che vuole rispondere? Con la candela, col K2, con quello che gli pare? Nessuno, eh? che video si io aspetto un altro po eh se qui dentro ci fosse qualcuno che ho oh? mi sembrava di vedere no forse mi sto sbagliando io Ragazzi, se ci fosse qualcuno qui dentro che avesse voglia di un contatto, noi siamo qui tutti insieme, aspettiamo un, um, un cenno da uno di voi, va bene? Uno qualsiasi. Chi c'è dentro quel forno? C'è qualcuno dentro quel forno? Porca miseria. c'è qualcuno dentro a quel forno, però mi sa che non si vuole far vedere o si vergogna o c'ha paura, qualcosa del genere. Chi c'è dentro quel forno lì? Puoi uscire fuori da quel forno? Ti vuoi far vedere un attimino da noi? Dai, non ci si spaventa, via. Io ci sono abituato. Sono parecchi anni che faccio queste cose. Eh, Ho parecchie fotografie, parecchi video, parecchi di voi che si vedono. Vuoi uscire da quel forno? Mi sa di no. Non c'è verso, ragazzi. O che vi devo dire? C'è qualcuno lì dentro? E eh Anna c'è un ragazzo alto, magro. Che trema dal freddo? Può darsi. Sarà freddo sì qui. Si sente un rumore di vento. Un pantalone, nocciola. Eh, può darsi, ragazzi, che vedete qualcosa di particolare. Io ho visto qualcuno dentro quel forno lì che si muoveva, non sono riuscito bene. Mi sono alzato troppo presto, ho un gran sonno. C'è qualcuno dentro quel forno, ragazzi? Si può far vedere in qualche maniera? Ma una, una cosa di energia si è mossa, però non è un personaggio vero e proprio, eh. era come un, un ammasso di, di energia, come, un, come della materia eh, sciolta, dietro la lanterna, vero? Che vi devo dire, ragazzi? Ma puoi venire qui vicino a me, te, che sei lì in quel forno, anche se sei in forma energetica, che non ti vedo come personaggio, non hai una silhouette, non me ne importa niente. Se Puoi venire qui vicino a me, qui vicino, accendi uno di questi strumenti e ti fai vedere in qualche maniera. Sentito un freddo sulla spalla destra incredibile ragazzi però non si vede niente non si vede proprio niente niente non c'è che ho oh. c'è un ragazzo anna Eh, non lo so eh, eh, te lo so che lo vedi eh, c'hai più vista di me anche per forza però io no fai il timido non ti fai vedere in qualche maniera puoi venire vicino a me che si parla un attimino oppure usa la candela usa il, 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 il t2 il k2 il t1 usa il vox c'è un sacco di strumenti qui Sei ancora? Che strana aria ghiaccia che passa di qui. in alto sono... Sembrano militari. Può essere, Deva. Può essere. Insomma, non c'hai più voglia di chiacchierare con noi in nessuna maniera? Ammazza, che è freddo nel collo! Porca miseria, c'è degli spifferi qui dentro, incredibile. Eh? Non ti fai vivo? Non ti vuoi far vivo, eh? Può darsi che ci sono dei soldati tedeschi, eh? Io non lo so, ma mi sa che non si vuole far più vivo per niente. Boh. Aspetto un altro pochino ragazzi, vediamo tante volte qualche duno ci avesse voglia di... Ma che è che mi prude dentro questa cuffia qui? ovvia eh. Mm. Si blocca? No, io lo sto guardando, a me non mi sembra che si blocchi. eh. Sento freddo all'orecchio. che ha freddo e ha fame c'è uno che l'hai vicino a... Ah, ecco perché mi prude tanto sto orecchio qui c'è qualcuno che mi gira che mi gira intorno eh chi è che è qui vicino a me che fa queste cose ah che freddo nel collo ragazzi ci sono degli spifferi qui dentro Incredibile, mi metto, mi metto la sciarpa e gioia vicino a me. Dici? dove sei? Prima era dentro il forno. Sei qui da qualche parte? O che ti devo dire, Laura? Non sono spifferi? Pensi che sia uno di loro che mi è passato vicino, eh? C'è qualcuno qui dentro? Oh, io non vedo niente, ragazzi. Non si vede niente, capito? Non è che c'è segni di movimenti, di, di cose che ondulano o cose varie, non si vede proprio... Non si vede proprio niente, niente, capito? Non so che dirvi. Se c'è qualche duno qui dentro che possa farsi vedere anche in forma energetica, a me va bene lo stesso, eh? non c'è bisogno di presentarsi qui sotto forma di essere umano, vivente, se c'è qualcuno che ha idea di potersi far vedere in qualche maniera senza spaventarci più di tanto, che venga fuori e si faccia vedere. Secondo me non c'è nessuno ragazzi. Sì, qualche ombra la vedo, eh, qualche... ma tutta roba normale, insomma, non... niente di eclatante. Che avete visto? Sempre vicino al micollo? Era qui? Avete visto l'energia? Eh? Non, non si è presentato sotto forma di essere umano con la silhouette in piedi, eh, si è passato sotto forma di energia, ma parecchi di quelli che so qui, visto la morte che hanno fatto, potrebbero essere semplicemente in forma energetica e non avere manco più la forma, visto che non ce l'hanno più una forma. Giusto? Dietro di me era? Era sotto forma di umano, cuore bianco? O azzurra che fai di bello? Ma no. mi sembra che ci sia tanto silenzio qui dentro. No, un, non troppo silenzio, perché un pochino di sottofondo si sente un po' di vento, un po' di rumori del passato, forse il microfono EVP percepisce qualche suono che noi non sentiamo, però poca roba. Eh. Io intanto ho salvato il file dove ci avevo scritto... Ci avevo scritto praticamente quei pochi, eh, quei pochi elementi che ero riuscito a capire, il nome L'età, 70 anni c'aveva Poi è passato e non si è saputo più niente insomma. Che? È? Che c'è qui dentro? C'è qualche duno? Non c'è qualcuno che si può far vedere in qualche maniera? Niente. Eh? Chi è? Chi è che bussa? Chi è che ha bussato? Chi è che bussa? C'è qualcuno che tenta di uscire fuori da qualche muro? Chi è? Ma sbaglio o sento tonfare in una parete? Se sei tu batti un colpo. Sembra che l'abbia battuto. Sei chiuso dentro qualche parete? E eh, risponde con un tonfo. Ma dove sei? Dentro un forno da qualche parte nascosto? Eh sì, è inutile che fai questo tonfo di riferimento. Hai bisogno di una mano? E, e tonfa con la mano nella parete. E che ti si può fare? Se non parli con noi tramite uno di questi strumenti, non ti si può fare niente, almeno con la candela. Era più facile di tutti da smuovere la fiamma. Ci sei? Ti riesci di parlare con la candela? Ci provi? Oh, questo è un sì. Allora, con questa candela qui... Ci dici chi sei, va bene? Sei racchiuso dentro qualche forno, dentro qualche parete, dentro qualche posto, murato dentro, nascosto? E questo è un sì, perché io sentivo tonfare, ma riesce a uscire fuori? Questo è un no, perché la fiamma fa così, quindi non riesce a uscire fuori. Che possiamo fare per aiutarti? Da qui da distanza non possiamo farti niente? No, non possiamo farti niente. E come si fa a liberarti? Come si fa? C'è qualche angelo lì vicino a te? Vedi qualche angelo? Questo è un no. Quindi con la fiamma ha detto di no e non vede nessun angelo. Ma non ce l'hai un sistema per comunicare con noi in qualche maniera? C'è il vox qui, puoi tirare fuori qualche parola dal vox? Ci riesci? Ma no. questo è un tipo strano, ragazzi. Non riesco a capire mh, perché non può comunicare con noi. Poi ha tonfato in una parete. Va bene, ragazzi. Io tornerò in questo posto un'altra volta. Ora ci sono già stato parecchio. Vediamo quanto è il video. Abbiamo fatto 50 minuti di video, quindi è anche parecchio per quello che riguarda TikTok. Perché poi dopo, tanto. Se superiamo un'ora, dopo non si salva più il video. E siamo stati dentro 50 minuti. Quindi, quelle poche energie che sono accorse all'inizio, compreso quello che se n'è passato oltre, saranno già sbiadite. Però ritorneremo qui dentro. Perché secondo me ci sono parecchi da aiutarli, che vanno aiutati. Ci sono parecchi che vanno aiutati qui dentro. Secondo voi, vale la pena ritornarci? Vostum, buonanotte se vai a letto. eh. Allora facciamo una cosa, ragazzi. Ehm, butto giù questa connessione con questa stanza. E ritorno con una live normale. Così ci ritroviamo di là per la buonanotte. Va bene, ragazzi. Rientro con una live diversa e ci troviamo di là. Tutti quelli che vogliono rientrare per la buonanotte, mi trovano fra qualche minuto nella prossima live. Faccio veloce: eh? chiudo questa, ne apro un'altra.